In nuovo in diretta dalla Rossi di Santa Lucia, pronti per il secondo tempo di questo Prato Empoli, sfida del campionato giovanissimi B, settima giornata di ritorno che riprende adesso. Si riparte dal 2-0 maturato nel primo tempo in favore della formazione ospite con i gol di Morana e Miele tra il decimo ed il sedicesimo. Adesso, come da regolamento di questo campionato, tutti dentro. E con tutti intendo i giocatori a disposizione dei due allenatori, con Pallini per il Prato che ha mandato dentro Giunti, Limberti, Cecchi, Cremonini, Battistini, Cavicchi e Bartoletti. Dall'altra parte invece Vannini per l'Empoli che ha inserito Galletti, Luca Tuorto, Crasta, Simonini, Sansaro, Di Biase e Dapice. Da capire un po' chi è rimasto in campo dal primo tempo e chi no, fatto sta che sette giocatori nuovi ci sono. Uno è rimasto, è Tommaso Becucci, che dà Conticelli, un altro in campo dal primo tempo, poi Davide Becucci in profondità con il colpo di testa, poi il controllo da parte di Bartoletti su di lui Sansaro. Bartoletti torna all'indietro da Limberti, pallone tra linee, poi Conticelli se la giusta sul destro, il tiro chiuso e allora può ripartire qui l'Empoli con il passaggio per Cesari con Dell'Ernia che lo chiude, poi non passa su Luca Tuorto. Lo scontro anche tra Luca Tuorto e Dell'Ernia. Con Gallorini che arriva a placare la situazione. Tommaso Becucci va con le mani da Cavicchi, palla che poi sfila in calcio d'angolo con l'ultimo tocco da parte di Mannelli. E allora dalla bandierina a Cremonini. Traiettoria a mezza altezza, non colpita benissimo, poi prova a coordinarsi Battisti ed arriva alla conclusione, palla sul fondo con Galletti che non ha problemi. Mannelli portapalla, poi Empoli che manovra in difesa con Crasta. Ancora Mannelli per il numero 14 Crasta, continuano a scambiarsi la palla i due. C'è movimento in avanti, adesso il tocco per Morana che però non aggancia, allora Davide Becucci rilancia in avanti verso Cavicchi, il colpo di testa e pallone può diventare buono per Bartoletti che in duella con Simonini, poi commette fallo Bartoletti. Quindi la punizione per l'Empoli con Boldrini che va a prendersi il pallone. Sansaro, ancora Boldrini, c'è su di lui Cremonini, torna da Mannelli. Crasta che di fatto negli schemi di Vannini ha preso il posto in tutto e per tutto di Valori. Qui Prato che poi recupera. Davide Becucci va col sinistro, non benissimo, intercetta Mannelli, fa ripartire i suoi lanci in profondità per Cesari e in anticipo Dell'Ernia e poi col corpo si fa valere, col fisico per favorire il rilancio di Giunti, palla che però arriva direttamente dalla parte opposta, dall'altro numero 12, vale a dire Galletti, che poi lo dà a Mannelli. Crasta, Boldrini, si ferma ancora Crasta, Mannelli non ha spazio per avanzare, torna ancora dal centrocampista centrale con la maglia numero 14, del lancio in profondità per provare ad innescare Di Biase con Limberti che aveva capito tutto, il pallone facile per Giunti, colpo di testa a centrocampo di un giocatore dell'Empoli, poi adesso buona per Di Biase, Giunti esce con i tempi giusti. Rilancio di Giunti, poi il tocco da parte di Crasta con la palla che finisce in fallo laterale. A prendersi il pallone Tommaso Becucci. Colpo
colpo di testa di Luca Torto, poi ancora Becucci, ancora Luca Torto, palla di nuovo in fada laterale. Becucci va in profondità, ancora Luca Torto ad intercettare, poi Conticelli e Morano a duello, Luca Torto per Crasta, buon fraseggio qui da parte dell'Empoli con Dapice che poi non riesce a giocarla ancora in avanti, l'ultimo tocco è suo, Becucci va con la rimessa da Cavicchi che viene chiuso, sale il Prato sulla fascia destra, ancora Becucci che cerca Cavicchi, la chiusura di Crasta. Cavicchi il colpo di testa non perfetto e allora Dapice per Morana con il pallone che forse è riuscito, si continua a giocare, adesso arriva la rimessa per il Prato ancora con Becucci. Conticelli alza questo pallone, poi il colpo di testa di Cremonini, può arrivare sul pallone Bartoletti anticipato. Limberti con le mani cerca Cavicchi, trova l'intercetto di un avversario, poi allontana il pallone l'Empoli, può diventare quasi buono per Cesari o Di Biase, allontana Giunti, poi il colpo di testa di Luca Torto, non passa però su Tommaso Becucci, tocco per Battistini, sterzata di Battistini che rientra sul sinistro, poi serve Conticelli. Dentro il pallone, il tiro con la deviazione di un giocatore dell'Empoli. Poi il tentativo da fuori di Becucci, palla sul fondo. Al settimo di gioco di questo secondo tempo, il tentativo di Davide Becucci. Riparte l'Empoli con il solito possesso palla dalle retrovie. Boldrini. In verticale capisce tutto Davide Becucci, poi Conticelli per Cavicchi, ancora Davide Becucci, non c'è mai movimento, prova a servire dalla parte opposta, sulla destra Battistini, entra Vittorio Luca Torto che intercetta, poi Crasta per Boldrini, nell'incontro riceve Sanzaro, ancora Boldrini, Mannelli, Crasta prosegue il palleggio dell'Empoli. Avanza ancora l'Empoli con Boldrini, poi si torna da Crasta, Mannelli, Crasta, ancora Mannelli, non c'è il pressing da parte del Prato, facile anche qui per l'Empoli amministrare il pallone, adesso arriva il tocco in verticale per Dapice, gliela portano via, allora Davide Becucci prova a far ripartire i suoi senza riuscirci, riconquista Crasta, poi Simonini chiuso, Limberti gioca in avanti, il pallone può diventare buono per Bartoletti, palla che però esce nel fallo laterale, fase di partita non particolarmente bella da un punto di vista del gioco offensivo, Empoli che mantiene il possesso del pallone, lo gioca soprattutto all'altezza della propria tre quarti campo, Prato che invece per ora, almeno per il momento, da qualche minuto non riesce a riconquistare, a catapultarsi in avanti. Mannelli, Crasta, Boldrini, ancora Mannelli, pressing su Morana con l'ultimo tocco che di un giocatore in maglia bianca, la rimessa quindi azzurra. Luca Torto va da Morana, tiene il pallone in campo con l'ultimo tocco di Battistini e si resta lì ancora con un fallo laterale per l'Empoli. Luca Torto non sa chi dalla fine va centralmente da Crasta, poi ancora Luca Torto, Battistini gliela contende, Cavicchi la tocca e l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Empoli.
Pecucci va da Battistini, Battistini poi con Ticelli anticipato, ancora Battistini però a recuperare il pallone, Tommaso Pecucci prova a sfondare su Luca Torto ma non ci riesce, allora Crasta, Mannelli alza il pressing Cremonini, Mannelli si chiude un po' alla bandierina, Cremonini non lo fa girare, Mannelli poi va giù, calcio di punizione per l'Empoli con il fallo di Cremonini su Mannelli. Boldrini, Crasta torna da Mannelli, ancora Crasta, Boldrini non ha spazio, allora torna al centro da Mannelli, porta palla il capitano dell'Empoli, va da Morana, dribbling su Battistini, poi Luca Torto, Battistini, la rimessa per il Prato, Battistini va da Tommaso Pecucci, di prima cercava Cavicchi, buona l'idea, meno l'esecuzione, allora recupera Di Biase, Luca Torto per Crasta, la sterzata a mandare a vuoto Cavicchi, poi Boldrini, Cesari chiuso dall'Imberti ma ancora Empoli con il tocco in profondità per Simonini, buona l'idea da parte di Sansaro, meno l'esecuzione con il pallone troppo lungo per il numero 15 che si era proposto sulla fascia destra, e allora è Prato che può ricominciare con la rimessa affidata all'Imberti. Imperti va in profondità da Cavicchi, troppo corto, Sansaro poi buona per Cesari con Cecchi che protegge il pallone, protegge anche l'uscita bassa da parte di Giunti. Rilancio a lungo del portiere del Prato, pallone che rimbalza, può diventare buona per Becucci, poi Luca Torto, Crasta fa scorrere fino a Sansaro che gioca in avanti su Cesari, c'è fallo però sul numero 10 azzurro, e quindi la punizione per l'Empoli. Crasta per Boldrini, poi Mannelli col sinistro in avanti, pallone che rimbalza Giunti prima di Dapice, poi il rinvio della difesa del Prato, ma ancora Empoli che attacca, Crasta in verticale, cercava Morana, arriva il pallone tra le mani di Giunti che può far ripartire i suoi sulla destra da Tommaso Pecucci, porta palla Tommaso Pecucci, serve Battistini, troppo lunga, palla che esce in fallo laterale, accorciamo un po' Lucio, in tre ci si divide ora. Luca Torto con le mani va da Morana, ancora Luca Torto per Crasta, il dribbling su Cremonini, poi l'Empoli che rischia un po' con questo possesso palla basso, ne viene fuori comunque bene con il passaggio per Luca Torto, la scivolata di Pecucci, pallone che è ancora buono, poi no, esce in fondo, in fallo di fondo, scali sull'esterno, Davide prende la tua, diglielo, Davide, Davide, si vanno a prendere, Duccio scala, le mezzale scalano, Boldrini, alza il pressing adesso il Prato, ne viene fuori però bene il centrale destro dell'Empoli, poi Mannelli per Luca Torto che non ha un controllo felice, regala la rimessa al Prato, Conticelli va da Tommaso Pecucci, ancora Conticelli di prima, le traversone dentro, mette fuori la difesa dell'Empoli, palla buona per Davide Pecucci al limite, entra in area Pecucci col sinistro, la palla alta sopra la traversa, non ha colpito bene qui Pecucci, in equilibrio precario, pallone che non ha creato problemi a Galletti. Hai capito? Se giocano, fatti va sulla palla, te va su quello Davide. Mannelli, palla che però non è uscita dall'area di rigore, si dovrà ripetere questo rinvio dal fondo. Quando mancano 5 minuti e 30 alla fine anche del secondo tempo, che nel suo parziale è sullo 0-0, nel risultato complessivo, quello che vedete in sovraimpressione, è di 2-0 per l'Empoli con i gol maturati entrambi nel secondo tempo. Al decimo minuto ha aperto le marcature Morana, al sedicesimo ha raddoppiato Miele.
Davide Becucci in profondità, palla che è buona per Galletti che aspetta che arrivi fino all'area di rigore per poterla prendere con le mani, poi da Crasta un po' in difficoltà qui, ma viene fuori bene il numero 14 dell'Empoli. L'apertura sulla destra dove c'è Simonini, pallone per Dapice che manda a vuoto un avversario ma non controlla il pallone. Allora Tommaso Becucci per Battistini, porta palla Battistini al pressing Morana, poi Cecchi rischia, esce comunque a servire ancora Battistini sulla destra. In profondità il pallone buono per Tommaso Becucci che crossa di prima intenzione dentro, pallone che attraversa tutta l'area, non c'è nessuno al centro pronto a trovare la deviazione vincente verso la porta dell'Empoli. E adesso può ripartire con un fallo laterale sulla destra. Boldrini dribbla Cavicchi, poi Crasta, Mannelli, ancora Crasta, Mannelli apre a sinistra dove c'è Luca Torto, non passa il primo tocco, si gira bene poi su Conticelli, trascinandosi però il pallone in fallo laterale. Allora Tommaso Becucci, colpo di testa di Morana, Davide Becucci, poi Conticelli, la fa scorrere su Cremonini, Battistini, malinteso qui, recupera l'Empoli, Morana, Luca Torto, poi Dapice e la porta via Conticelli, Morana però prima di lui il lancio per Di Biase che viene fermato in posizione di fuorigioco, che però non trova d'accordo l'allenatore dell'Empoli, proprio sotto la nostra posizione, la posizione giudicata irregolare di Di Biase da parte di Gallorini di Prato, il direttore di gara di questa sfida. Conticelli per Cavicchi, c'è l'intercetto però da parte di Morana, poi Tommaso Becucci prova a sfondare, entrare ancora Tommaso Becucci, il pallone dentro, il tocco da parte di Krastel, calcio d'angolo per il Prato quando sono 18 minuti in corso. È sempre 2-0 per l'Empoli. Dalla bandierina Cremonini che va col destro, il pallone messo fuori, non in modo definitivo, torna ancora sul pallone Cremonini, lo gestisce, mette giù bene, poi lo gioca al limite dove c'è Davide Becucci che non ha un controllo felice, riesce comunque a dare a Conticelli il tentativo dalla distanza, palla sul fondo che non crea problemi a Galletti. Dunque ripartirà con il rinvio dal fondo. Galletti, Mannelli, dribbling su Battistini, poi il tocco per Luca Torto, sbaglia qui Luca Torto, recupera il Prato con Ticelli, Battistini troppo lungo questo pallone, Mannelli è in anticipo, lo protegge a sfilare fino in fondo per far ripartire il proprio portiere dal rinvio. Sansaro cerca ma non trova Simonini, e allora la rimessa affidata all'Imberti che va da Davide Becucci, di prima intenzione col mancino dentro, scavalcato Cavicchi, Battistini prova ad arrivarci, chiude Luca Torto, pallone in avanti per Cesari, Dell'Ernia va giù, fallo di attacco di Cesari su Dell'Ernia che per come sta giocando è uno dei seri candidati ad essere eletto migliore in campo, ovviamente quando mancheranno 5 minuti poco più alla fine della partita, per cui ancora di minuti da giocare ce ne sono. Siamo sulla solita linea. Tommy, Cuccio, siamo sulla solita linea. Qui rischia un po' l'Empoli ancora con questo gioco orizzontale in area di rigore con Crasta che dà Boldrini, Galletti, mentre non è arrivata la pioggia ma è arrivato il vento al Rossi di Santa Lucia. Qui l'Empoli che non gioca bene questo pallone con Luca Torto quando mancano 15 secondi, poco più alla fine del secondo tempo. Il cross di Conticelli mette fuori la difesa dell'Empoli.
di Biase. Il fallo di Cecchi ed arriva anche il secondo duplice fischio di Gallorini di Prato, di nuovo negli spogliatoi, seconda pausa di questa sfida, sempre 2-0 per l'Empoli contro il Prato qui alle Rosse di Santa Lucia. Altro primi spot, poi ritorniamo qua in diretta. Di nuovo in diretta dalle Rosse di Santa Lucia, pronti per il terzo tempo, per gli ultimi 20 minuti di questa sfida che finora stanno dando ragione all'Empoli contro il Prato in questo settimo turno di ritorno del campionato giovanissimi B. Ultimi 20 minuti per il Prato per provare ad arrivare quantomeno al pareggio, per l'Empoli invece per portare a casa la vittoria numero 18 in 21 turni. Tanto attacca ma viene chiuso Sansaro, allora il tocco in avanti alla ricerca di Barghini, impreciso, allora palla in fallo laterale. Boldrini ancora per Sansaro, gioca di fatto come ha fatto in tutti i primi 40 minuti l'Empoli con questo possesso palla basso dalla difesa, quindi viene fuori ancora una volta bene con Krasta che poi vince un rimpallo, non il secondo, Prato che però non ne approfitta. E allora Boldrini, Miele col tacco prova a far proseguire il pallone, non ci riesce. Krasta per Sansaro, Simonini, ancora Krasta, scivolata con il pallone recuperato da Casella, poi non controlla bene Rus, allora va a prendersi il pallone Simonini, ancora rimessa Empoli con l'ultimo tocco di Tosi in marcatura su Tapice. Prova a ripartire qui il Rus, tocco per Casella, il dribbling su Sansaro, ancora Casella, trova tra le linee Davide Becucci, poi Barghini, pallone all'indietro un po' difficoltoso, Tosi lo colpisce di testa, poi Sansaro prima di Casella, non passa su Tosi, la rimessa è per l'Empoli. Altro colpo di testa di Tosi ed ancora rimessa laterale per l'Empoli con Simonini. Colpo di tacco di Dapice, poi Miele anticipato da Innocenti. Guadagna metri ancora sulla fascia destra l'Empoli. Dapice controlla questo pallone sul pressing di Becucci, arriva anche Tosi, poi lo scarico su Sansaro, il cross contrastato da Tosi. Krasta torna all'indietro da Mannelli, poi Boldrini tutto a sinistra dove c'è Luca Torto, arriva su di lui Battistini, Luca Torto con il lancio in avanti dell'Ernia intercetta, poi prova a ripartire il Prato senza riuscirci, recupera Krasta chiudendo lo spunto di Conticelli, poi sbaglia qui Mannelli, forse il primo errore della sua partita, regalando un fallo laterale con Tommaso Becucci che va da Conticelli, ancora Tommaso Becucci, pallone di ritorno per il 10 in maglia bianca, Barghini, l'altro Becucci dentro il pallone a cercare il numero 2, il tocco all'indietro da parte di Simonini che per poco non diventa beffardo per il proprio portiere, autogol sfiorato qui dall'Empoli. E quindi calcio d'angolo per il Prato che va alla battuta dalla destra, il pallone dentro, tocco con un braccio, poi Becucci ed il miracolo di Galletti. Ancora calcio d'angolo per il Prato. Ancora Conticelli dalla bandierina, col destro dentro, non riesce a girare Tommaso Becucci, poi il tiro da parte di Cremonini, allontana e pulisce la propria area di rigore Miele, poi dell'Ernia che si aggancia con un attaccante avversario, resta anche giù, tanti colpi
proibiti per la gara, nella gara di Tellernia. Questo è almeno il secondo o il terzo per il difensore centrale del Prato, che è ancora a terra. Prato vicinissimo però in precedenza al gol del 2-1 con Becucci, che ha sfiorato il suo gol numero 15 in stagione, mentre Tellernia ancora giù, forse ci sono problemi al labbro superiore della bocca. Arriva adesso cure mediche del caso. Si rialza Tellernia con la fascia di capitano al braccio. Momentaneamente fuori dunque Prato con l'uomo in meno per una manciata di secondi, quando siamo a 5.30 di questo secondo tempo. Il pallone dentro con Tommaso Becucci, che ha provato la battuta al volo in acrobazia. Torna in campo Tellernia. L'Empoli ricomincia dal fondo con Galletti, che rinvia in avanti. Pallone buono per Tommaso Becucci. Davide Becucci non aggancia, allora allontana Crasta direttamente in fallo laterale. Calma, calma, Galletti! Tommaso Becucci in avanti, ancora la rimessa per il Prato con l'ultimo tocco di Gasparri, che è tornato in campo nel frattempo al posto di Luca Torto, se non ho visto male. Prato che controlla con Barghini, poi Becucci non passa, l'ultimo tocco è il suo. Ancora Gasparri adesso con le mani, non sa chi dare questo pallone, va davanti da Morana, chiuso Gasparri, poi bene per Crasta in posizione centrale, apre a destra dove c'è Dapice, uno contro uno con Tosi. Dapice costretto a tornare all'indietro da Simonini, recupera il palla e Prato, ma non riesce a ripartire bene con Tosi, che sbaglia il passaggio per Rus. Va a prendersi il pallone Simonini. Torna da Boldrini. Crasta. Il rischio è il dribbling. Subisce fallo, gli va bene. Si era complicato la vita qui il numero 14 azzurro. Mannelli, Boldrini. Una trama vista e rivista in questa partita, che per ora sta dando ragione all'Empoli, avanti 2-0 con i gol di Morana e di Miele, tutti nel secondo, nel primo tempo. Tosi con le mani in avanti a cercare Barghini, il colpo di testa, recupera Crasta, poi Mannelli allontana in avanti, c'è solo Innocente che fa rimbalzare il pallone. Giunti blocca e rilancia, scavalcato Casella, poi Simonini prima di Russo, arriva Sansaro ad alimentare l'azione dell'Empoli. Crasta, Boldrini per Simonini a destra, cerca in profondità Miele, buona l'idea, poi pallone che arriva tra le braccia di Giunti, intercetto di Crasta, Miele, il tocco in avanti per Di Biase, posizione di fuori gioco il numero 17 azzurro. Innocenti, la battuta lunga per Barghini anticipato, poi Casella, colpo di testa di Simonini, la mette giù Davide Becucci, che allarga a destra dove c'è Tommaso Becucci, porta palla Tommaso Becucci, poi il tiro dalla lunga distanza, la lascia lì Galletti, Barghini sotto misura anticipato e Galletti ritrova il pallone, ancora vicino al gol il Prato. Fatti vedere Simo! Che adesso forse meriterebbe anche il gol del 1-2 per accorciare le distanze. Empoli che manovra, tocco a destra dove c'è Simonini, non controlla bene, gli scappa il pallone, palla in fallo laterale. Tosi va da
Casella prova a far scorrere la tiene in campo col tacco Sansaro, poi Crasta in avanti per Miele, su di lui Innocenti, la trascina fuori d'apice, l'ultimo tocco è il suo. Tre torna in campo Campera al posto di d'apice. Siamo giunti anche a metà di questo terzo tempo, decimo in corso, sempre 2-0 Empoli, con il Prato che in due circostanze ha sfiorato il gol del 2-1, prima con Davide e poi con Tommaso Becucci. Prato che intanto rimanda in campo anche Limentra tra i pali al posto di Giunti. Facciamo anche noi arbitro. Altri cambi, tornano dentro El Youssefi e Cremonini. Cambia il portiere anche l'Empoli con Seghetti che ritrova il posto tra i pali al posto di Galletti. Decisivo in questo terzo tempo per evitare il gol del Prato. In due occasioni, come detto. Adesso si può ripartire con la rimessa di Sansaro. Anzi, di Simonini, il colpo di testa di Fosi, si resta lì. Simonini, non c'è movimento, poi cerca dentro Campera, Tosi mette giù, Campera gliela porta via, ancora Tosi, ottimo l'intervento qui del difensore del Prato, che poi rilancia in avanti, recupera Crasta, Miele, Campera, Miele, la chiusura di Innocenti. Campera centralmente per Crasta, dentro il pallone alla ricerca di Di Biase, buona l'idea, c'è anche il cenno di approvazione da parte di Di Biase, troppo lungo, allora Limentra rilancia in avanti, poi Barghini in acrobazia prova ad aprire sulla destra dove c'è Tommaso Becucci, troppo lungo questo pallone, non riesce ad arrivarci. Gasparri con le mani, c'è in zona Crasta, arriva anche Morana che riceve, ultimo tocco ancora di un giocatore del Prato. Crasta mette giù, Mannelli, Gasparri, porta palla, poi la sterzata su El Youssefi, ancora Mannelli per Seghetti, Boldrini. Si ferma, poi torna sui suoi passi, gioca in avanti, Tosi però prima di Campera, Rus prova a far scorrere, Tosi duella con Sansaro, l'ultimo tocco è del giocatore dell'Empoli, la rimessa per il Prato. Barghini, Tosi, cross dentro, basso, messo fuori, resta ancora in zona d'attacco negli ultimi 16 metri la formazione di Alberto Pallini. Tosi va da Barghini, poi il cross dentro deviato, facile per Seghetti che blocca senza problemi. Mannelli per Gasparri sulla sinistra, arriva su di lui di gran carriera El Youssefi, Gasparri riesce a far scorrere e a far correre soprattutto Morana. Di Biase il tocco per Miele, adesso la posizione di fuorigioco di Miele che va di fatto a fermare sul nascere o almeno sul finire l'azione che poteva portare al terzo gol dell'Empoli, che adesso rimanda in campo il numero 2 Botrini al posto di Simonini. Si riparte con la punizione di Innocenti, lunga a cercare Barghini, pallone che rimbalza, Rus prova o almeno pensa di arrivarci, facile per Seghetti, fa ripartire i suoi a sinistra dove c'è Gasparri, El Youssefi alza il pressing, Gasparri rischia il dribbling, gli va bene, poi il pallone recuperato da Conticelli dentro per Barghini che è in posizione di fuorigioco molto evidente. E allora punizione per l'Empoli che rimanda in campo Cesari,
al posto di Di Biase. Cambio che però adesso viene effettuato un po' a metà strada, erano rimasti due giocatori mentre il gioco era ripartito. Prato che qui la recupera bene con Davide Becucci, poi Rerus, tre uomini su di lui, prendono il pallone. Non specifico era Boldrini che poi adesso qui va anche in dribbling, poi il tocco dentro con Rus. Boldrini, Crasta, il dribbling su Becucci, poi torna all'indietro da Boldrini, ancora Crasta. Sei fermo Ale, sei dietro la vetta. Mannelli. Controllo da parte di Campera, subentra nell'azione Morana in profondità per Cesari, c'è la trattenuta però su Morana, c'è anche il calcio di punizione per l'Empoli che torna, che fa tornare sul terreno di gioco numero 7 Cecchi. Dopo questa punizione andremo ad eleggere anche il migliore in campo nelle fila del Prato. Visto che il sedicesimo minuto in corso, ne mancano 4 più recupero che dovrebbe esserci. L'Empoli attacca il tiro dalla distanza tentato da Crasta con la deviazione del calcio d'angolo per l'Empoli. Dalla bandierina va Cesari. Al centro in area ci sono 5 giocatori in maglia azzurra più uno al limite. Ma Cesari col destro, la traiettoria, pallone che resta lì, blocca a terra Limentra sul tentativo da parte di Campera probabilmente, che però non ha colpito, non ha dato forza. Conticelli per la rimessa, va da Tommaso Becucci. Ancora Conticelli, sbaglia il pallone di ritorno, prova ad arrivarci nuovamente, non ci riesce, poi Davide Becucci vince un rimpallo, serve in fascia il Youssefi, il cross dentro contrastato, Morana lo gioca all'indietro su Mannelli, poi Tommaso Becucci arriva in contrasto, glielo porta via, ancora Tommaso Becucci prova a creare qualcosa, chiusa la bandierina, non conquista un corner perché Mannelli evita che il pallone varchi la linea di fondo, poi col tacco prova a servire Gasparri. Palla che non esce, viene allontanata dalla difesa dell'Empoli, Innocenti in anticipo su Miele, poi Rus all'indietro per Tosi che la gioca nuovamente in avanti, palla in fallo laterale. E allora il primo piano del nostro Rolando Beccheroni a Tommaso Becucci, che è il nostro migliore in campo, il numero 2 della formazione Laniere, lui per oggi, per le fine Laniere, come hai detto, il migliore in campo di questo Prato Empoli. Adesso va proprio a riconquistare palla e a fare ripartire il contropiede dei suoi, il tocco per Cremonini che però non aggancia. Adesso Empoli con Boldrini, proiezione offensiva e lancio in avanti direttamente sul fondo con Limentra che andrà al rinvio quando mancano meno di 2 minuti più recupero alla fine di questa sfida, che potrebbe consentire all'Empoli di superare almeno per 24 ore la Fiorentina, visto che giocherà domenica contro il Città di Pontedera B in trasferta, per cui Empoli che con questi 3 punti andrebbe a salire a quota 55 punti in classifica, Fiorentina che con una gara in meno resterebbe a 54, Prato invece che era e resterebbe a 49. Però come detto ci sono ancora tanti palloni da giocare, la squadra di Pallini non si arrende, quella di Vannini deve difendere il doppio vantaggio. Seghetti si prende questo pallone quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Ed il punteggio dice sempre Prato 0, Empoli 2, le reti tutte nel primo tempo di Morana e Miele. Qui non passa l'attacco dell'Empoli con Cecchi.
Botrini va da Crasta in profondità per Miele, gli si francobolla addosso Innocenti, trattenuta evidente e prolungata. Calcio di punizione per l'Empoli da posizione invitante. E quindi sul pallone Campera, se non ho visto male, si giocherà fino al 23esimo di questo secondo tempo, 3 minuti di recupero, che a breve inizieranno con la punizione per l'Empoli. Sul pallone Cesari e Campera, uno col destro, l'altro col sinistro, mentre Limentra sistema 4 giocatori in barriera. Fischia Gallorini, va Cesari, non lascia al sinistro a giro da parte di Campera, palla fuori non di molto. Arriva un'altra sostituzione per l'Empoli, dentro Valori, fuori Crasta, uno dei migliori in assoluto di questa sfida e non solo dell'Empoli, al pari dello stesso Miele, che là davanti ha davvero creato pericoli costanti oltre ad aver segnato il gol del 2-0. El Youssefi va giù, c'è fallo, calcio di punizione quando se n'è andato il primo dei 3 minuti di recupero concessi, altri 120 secondi da giocare prima del triplice fischio finale di Gallorini di Prato. Veglia! Diego! 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 Ragazzi! Becucci sul pallone, Davide Becucci sul pallone. Occhio! Giova! Valos! Va col sinistro, la traiettoria dentro, il colpo di testa a mettere fuori il pallone con l'Empoli che prova a ripartire, il tocco in avanti per Miele, anzi per Campera, con Conticelli che porta a casa la rimessa con le mani, che poi lascia a Tosi. Rus non passa, l'ultimo tocco poi anche il suo. Botrini ad effettuare questa rimessa quando entriamo anche nell'ultimo minuto di recupero. Cesari non passa su Dell'Ernia, poi allontana il pallone con il Prato che può provare l'ultimo assalto. Barghini commette fallo a centrocampo su Valori. Botrini a prendersi il pallone, poi lascia a Boldrini. C'è chi fa passare questo pallone servendo Campera, fischia il fuorigioco l'arbitro, si riparte con la punizione affidata a Becucci. Ok, di due centrali, Valo, marcalo te, attaccati, attaccati Boldro, attaccati. Prato che deve accelerare le operazioni visto che mancano una decina di secondi poco più alla fine. Russo arriva sul pallone, poi Morana prima di El Youssefi, all'indietro per Mannelli che spazza via in avanti, può diventare buona per Campera, no, troppo lunga, blocca Limentra senza problemi. Gallorini mette il fischietto in bocca, non c'è più tempo, l'Empoli batte 2-0 il Prato qui alla vittoria Rossi di Santa Lucia. Le reti al 10° minuto del primo tempo di Morana, al 16° di Miele, ha dei 3 punti per la formazione di Marco Vannini che sale a quota 55 in classifica, scavalca momentaneamente la Fiorentina, prosegue la striscia positiva giunta al risultato utile numero 16 con la 15esima vittoria ed un pareggio per il Prato. Un girone dopo si ferma qui la corsa dei ragazzi di Alberto Pallini, erano arrivate 12 vittorie ed un pareggio, torna nuovamente a perdere proprio contro l'Empoli, l'andata finì 5-0, adesso 2-0. Il mio ringraziamento a Paolo Innocente, la regia di questo match, le riprese, il nostro Rolando Peccheroni come sempre, da parte di Stefano Fantoni è tutto, restate qui con noi, restate su TV Prato, alla prossima!